A 0 sul Bologna, Luigi Necco. E il Bologna è squadra sportivissima che lascia giocare il Napoli, così al secondo minuto e mezzo ecco che fra Mauro, Carnevale, Maradona si sviluppa questa azione che Maradona tiene saldamente su un piede, scambia sull'altra e trova la testa di Careca. 1-0 per il Napoli, che comincia a dimenticare il sonno di Brema e addirittura danza, ma il Bologna rimane sbigottito, il Napoli tenta di approfittare, un paio di azioni, la prima quella di Careca, è lui che è scivolato, un paio di cross di De Napoli al decimo e al dodicesimo minuto, ma nessuno dei compagni è pronto a raccogliere, come vedete, e si rimane sull'1-0 con un Napoli lanciatissimo, ma anche il Bologna, come vedete, impegna Di Fusco, che è un gran colpo di reni, blocca il colpo di testa di Vaas. Di Fusco ha sostituito oggi Giuliani nella porta del Napoli. E ancora il Napoli in attacco, Careca batte all'esterno della rete. Il Bologna lavora molto al centrocampo, ma non riesce a essere pericolosissimo, salvo quando pasticcia la difesa del Napoli, in questo caso mi pare fosse Francini, ma libera poi Baroni. E molti fuorigioco, per esempio questo gol che non vediamo è stato annullato perché c'era una posizione di fuorigioco, almeno 7 volte è stato fischiato il fuorigioco. E questa volta è Crippa che si fa ribattere il suo tiro, Maradona passa di poco alto sulla traversa, siamo al secondo tempo, il Bologna prende in mano la partita, sul piede, buono, quello di Cabrini, e Di Fusco sventa in corner. Per 21 minuti i napoletani sono arrivati addirittura a fischiare, ma al 30° minuto ecco che il Napoli trova Baroni, il signor 3.000 gol in campionato e in coppa, ed è a Baroni che ci rivolgiamo. Mentre vediamo, questa vittoria proprio prima del Natale ci voleva proprio, quindi siamo veramente tutti molto soddisfatti. Ma il Napoli deve stare attento a dopo Natale. Ah, ma noi sappiamo che è così, c'è questa pecca, però siamo ancora imbattuti, non vogliamo sicuramente iniziare dopo Natale. A questa distanza si vede lo scudetto? Quello d'inverno sì. Ma a me mi piacerebbe prendere l'altro, no? Lo scudetto d'inverno non serve a niente. Dice che la statistica consente a chi prende lo scudetto d'inverno 9 volte su 10. Ma si porta bene che sia benvenuto, però non credo che sia importante. Solo in Napoli una volta si porta male. Diego, sappiamo che è Natale, ci si fa gli auguri. Auguri a tutti? Sicuramente, un buon Natale. Pure ai giornalisti? Sì, perché a Natale sono tutti buoni. I giornalisti o i calciatori? No, anche i giornalisti. Molti auguri al Milan, non soltanto redazionali, da tutti i tifosi milanisti. E quanto a Alemão, chi ama le polemiche, ha detto Alemão, lui vede tutto azzurro. E passiamo